Bravo. Sabato e poi dopo sabato? Domenica. Domenica, bravo. Dopo domenica, che giorno è? Lunedì. Lunedì? E poi dopo lunedì? Martedì. Martedì. Martedì c'è un quiz. Quiz martedì. Quiz Quiz martedì. martedì. C'è un quiz martedì. C'è un quiz martedì e scriviamo molto vocabolario adesso, ok? Allora, ragazzi, come si dice cheese? Formaggio, formaggio. We are currently studying for the quiz and doing appunti di cucinare. Ok? See, we're gonna turn these other ones in. Know, maybe we'll turn them in earlier, but. Appunti di cucinare. Allora, in questi appunti scrivi il vocabolario. Il vocabolario che scriviamo qui. E poi frasi. I'm gonna tell you how many frasi in a second. Just this is a life hack. Paige is listening to this. She's like, I like hacking life. I'm gonna say a lot of sentences. Any one of those are probably gonna be great for the quiz martedì. C'è un quiz martedì. Also, there's these appunti per martedì. As I say sentences, you can write them down if you want. It's called a life hack. Hacking life. Allora, come si dice cheese? Il formaggio, wow, bravissimi. E come si dice sheep milk cheese? Pecorino, miam. E poi come si dice basil? Basilico? Ok, I think a lot of people know these, so that's great. Ok, come si dice water? L'acqua, wow, bravissimi. Come si dice salt? Il sale, sì. Ok, allora, questi sono gli ingredienti per la pizza. Un altro ingrediente molto importante è. Come si dice tomato? Si dice il pomodoro, pecorino, vorrei dire pecorino, il pomodoro, dov'è il mio pomodoro? Pomodoro? Pecorino, sì, buttala, brava, sapo, sapo? No, grazie, ok, no. Sì, quasi. Questo è un pomodoro. Ragazzi, come si dice? Pomodoro. Pomodoro, tutti? Pomodoro. 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 Sì, molto buono. C'è il pomodoro, c'è il formaggio, c'è. E poi un'altra cosa più importante che non abbiamo scritto. Come? Florida. Si dice, we said it in class, but anyway, la farina. Sì, la farina. La farina è la prima cosa importante. La farina. Chi significa la farina? Flour. Non questo. No. Però è bianco. La farina è bianco. Sì. Come si dice flour? Farina. La farina. Ok, e poi il bravo lievito. Il lievito è, che significa il lievito? Yeast. You guys know what lievito does? Makes it dough rise. Makes it rise and get bubbles. Ragazzi, come si dice yeast? Lievito. Lievito, sì. Il lievito. Allora,
Lievito e acqua. Ragazzi, acqua calda o acqua fredda? Acqua calda. Acqua calda. Allora, prima il cuoco, come si dice cook? Il cuoco. Prima il cuoco mette... Il cuoco mette il lievito nell'acqua. Sì, capito? Capito? Sì? Prima il cuoco mette il lievito nell'acqua. Nell'acqua. E poi il cuoco mette la farina nell'acqua. E poi, questa parola non è ingrediente, però, mescolare. Che significa mescolare? Un'idea, no. Well, this is just kind of for everything you need to mescolare a bunch of stuff. Che significa mescolare? Bravo, sì. Mescolare significa mette il pomodoro, no, mette il lievito nell'acqua e poi mescola. Mescola. Così? Sì, mescolare. Come si dice mix? Mescolare. 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 Grazie, Joe. Ok, mescolare. Ok, non c'è male. E poi basta con la pizza? Basta con la pizza. Sì, basta con la pizza. Ok, adesso il gelato. Sì, il gelato. Che cosa sono gli ingredienti per il gelato? Rosso. Oh, bravo! Come? Rosso di uovo. Oh, bravo, sì. I rossi di uovo. Highly recommend writing all these things down. Because not only are they notes. Don't want to. You don't want to? If you don't want to write these down, you should probably just know that the quiz will be really hard for you, and also getting this done will be hard for you. It's better to do it right now. Allora, il gelato, vogliamo uovo, l'uovo, però solo i rossi, il rosso del uovo. Allora, il rosso, del uovo. Capito? Il rosso dell'uovo. Come si dice egg yolk? Il rosso del... Sì, solo il rosso. I think it's kind of cute. Che significa rosso? Red. Red? What in the heck? What color is the yolk? Red. Yellow. I mean, we think of it as yellow. But they think of it as kind of red. And Italy, yeah. It's just actually kind of an interesting thing. Like, you ask people in different countries, the like isolated people that haven't had like Western conversations. If you say, "What color is the sky?" they'll be like, "Wait, what do you mean?" And then, like, but we're conditioned to say, "It's blue." And so he says, a yolk, what color is it? You say yellow. Sometimes this guy is purple. But what the definition of a color is kind of, it's a little shadier than you think it is. Capito? Yeah. So rosso significa red because they think of yolks as being orangish. Because they are, if they're from a chicken that has been eating like grass and stuff. If it's an orange chicken. Yeah, they are more orange. No, thin. Orange. Wait. Okay. Why would they not think of the sky? Italians do, but it's just sometimes that there's some places that's the kind of thing that you don't think that they have. That would be different, but it is sometimes. I've heard about it, but. Okay, Luke, un altro ingrediente per il gelato? L'uovo. L'uovo, eh? Il rosso del uovo. Il rosso del
dell'uovo è? Il latte. Latte. Sì. Il latte. Il latte. Ragazzi, come si dice? Come si dice milk? Oh, il latte. Il latte. Il latte. Ti piace? Ti piace il caffè con latte? Ti piace il caffè con latte? No? Sì. Buono. È buono? Sì. Oh. Sì, ok. Il latte. E poi, come si dice heavy cream? La panna. La panna. La panna. Una. Sì. A Joe non piace latte, beve la panna. Sì, la panna, yum. It's good for, it's bulking, it's milk if you're interested in bulking. No zucchero! Bravo! Heavy cream. Heavy, yeah, panna significa heavy cream. Yep. Luke, if you had to guess how many, what percentage of whole milk has is fat? What percentage of fat 2%. Is? 2% is a great guess. 3%. But like, the standard for whole milk is 4%. What's the standard for fat content in panna? 12. Is it 100%. That's pretty close. It's like 40-ish. 47. It's pretty fatty. It's a lot of fat. That's good for you. Yeah. Okay. Heavy cream? Every day. Like La Panna, you had it. Yeah, we had it all together. Oh, we had it. Okay. Ready. Ragazzi, bravo. Come si dice sugar? Lo zucchero. Lo zucchero. Lo zucchero. Allora, latte, panna, zucchero e uovo. Oh. Più o meno è gelato. Vanilla. Anche la vaniglia. Sì. La vaniglia. Sì, la vaniglia. Ok, ragazzi, adesso per favore una frase con queste parole. Sì. Che cosa è zucchero? Sugar. Mm-hmm. Sì. Lo zucchero è... significa sugar. E Sam, veramente... Sam, lo zucchero è dolce. Lo zucchero è dolce. Mm. È dolce, sì. Come si dice sweet? Dolce. Dolce, sì. Ragazzi, c'è molto zucchero in una lacca-lacca. Una lacca-lacca ha molto zucchero. Did I do that to you where I associated una lacca-lacca and una nazista? And you're like, obviously. No Nazis. Okay. Oh, Nazis. Okay. Yeah, no. No, but Nazi, no. Okay. Sì, okay. Ragazzi, adesso dici una frase. Gabby, could you drop kick your phone out into the snowbank, please? Or just never have it out in class, either way. It's fun. It's fun. He can do it if you want. But actually, Gabby, just put it away forever. Put it away forever. We don't need it at all. Or I can confiscate it if you'd like. Put it away forever. Oh, you want me to confiscate it? Put it away forever. Just put it in your backpack. Don't wait. Yeah. Okay. Ragazzi, you guys should do this. Hey. Remember you, not being special.
Just get with the program and do the thing. That's good. Love it. Okay, do a frase. Okay, now I'll tell you how many. 10 frasi. 10 frasi con il con queste parole. I'll give you some more parole. Okay. For the quiz. This is in preparation for the quiz, but this is what you're writing is just appunti di cucinare. So, Mickey, my philosophy what I'm thinking about here is your homework reflects kind of what you'll be doing on a quiz. Capito? I want it to be logical and possible. And then you're going to need us less than 10 10 frasi for the quiz, but I want you to have a lot so that it's so easy to remember them and you can forget a lot of them and still be great. Okay, Mickey, una frase. Okay, here comes Mickey's frase. Bravo. Molto bravo. Sì. Molto bravo. Oh, again? Sì. Il cuoco mette la farina in l'acqua. Ok. Bravo. Che significa mette? Che significa mette? Mette significa... Mettere significa to put. Oh. Wait, mette la farina... Mette la farina nell'acqua. Sì, nell'acqua. Ok. Athena dice che significa dolce. Sweet. Sì. Allora, lo zucchero è molto dolce. Che significa mettere? Put. To put. Allora, però, Mickey did a good job because he said il cuoco mette. He puts, she puts. Capito? Di fin. What a C significa in. Come si dice fin? Oh, come si dice in? Yeah. It's just in. It's in. That's all it is. In. It's just in. That's it. Thank you. Grazie. Okay. Grazie. Di joy. Lo zucchero e dolce. Lo zucchero è dolce. Bravo. Molto bravo, sì. Lo zucchero è dolce. Mm-hmm. Di. Ok. Metto. I said metto. No, it depends on what you're trying to say. Ok. Ok, so now I'll be super transparent right now. I'm asking everybody to say sentences. You could write your own sentence. Well, that's one option. Or two, you could copy the sentences that people are saying right now and then have your homework done. That's crazy. Bah! Do it that way. I don't know, do something. Quiz martedì. Okay. So Finn, we were finishing up yours. Oh, che significa metto? I put. Come che significa mette? Put. He puts, she puts. Okay. Il cuoco mette che? What? Il cuoco mette che? Say again. Sì, ripeto. Oh, so metto il basilico a pizza. Okay. Finn. In significa in. Maybe you want to say su. Sulla pizza. Sulla pizza significa anda. Mette il basilico sulla pizza. Gnam. Di che? Il cuoco pizza e gelato. Ok. Il cuoco, oh, he makes. Ok. Il cuoco fa. Sì, il cuoco fa la pizza e il gelato. Bravo. Mm-hmm. Vieni. Ok, impastare. Impastare. Flour. Ok. Oh, or dough. What's dough? Impasto. Impasto. Okay, so Sam impastare impasto.
Mm-hmm. Okay, sì. Impasta. Sam impasta l'impasto. Sì. Or you could say, if you just don't like to be repetitive, you could say, Sam impasta gli ingredienti. Or impasta, like you're going to say, impasta la farina e l'acqua. All right, I'll do that. Mm. Okay. Va bene. Un altro? Metto il sale e nel pomodoro. Okay. Okay. Sì. Mette il sale nel pomodoro. Yeah, because Mickey and anybody else, you might say in sometimes, but if you're saying in the, you'd say nella. Su or su. Let's get another one. Ok, un'altra frase? Divieni. Come si dice olive oil? Lo scrivo. Si dice olio, l'olio d'oliva. Con V. L'olio d'oliva. Pizza. Sulla pizza. Sulla pizza. Sì, bravissimo.